La nonna voleva che lo tenessi tu, Emily. In questo modo lei sarà sempre con te. Manca anche a me, tesoro. Fai una passeggiata nel suo giardino, ti sentirai meglio. Grazie, mamma. Lo farò. Io mi chiamo Emily Jones. E tu chi sei? Come sono arrivata qui? Piano, una domanda alla volta, Emily Jones. Io sono Azari, elfo del fuoco, e questa è Elvendale. Però non sembri come me, insomma, con quelle orecchie. Senti, senti, e le tue allora? Sembri il personaggio di un fumetto. Sei un bel tipino. Ma che c'è? Sei triste? Dai, è tutto a posto. Andiamo da Farran. Chi è Farran? Farran, ombra di foglia, elfo della terra, amico degli animali, gran combina guai. Sono Farran e riconosco l'odore di ogni creatura terrestre. Ehi, sono io che puzzo così. Deve essere un tipo simpatico. Cioè, un elfo, creatura tipo terra. Beh, chiacchiera un po' troppo, ma è bravo con le cose perdute. E tu hai l'aria un po' sperduta. Come va, vecchio mio? Uno di questi giorni mi spaventerai così tanto che schiaccerò queste creaturine. È adorabile che tu chiami due ghiande qualsiasi creaturine, e con adorabile intendo esilarante. Voglio presentarti Emily Jones, è simpaticissima. È bello conoscere nuove... Ah, ma che significano quelle orecchie? Forse sono stato un po' brusco, scusa, ma come hai fatto a fartele così? È una specie di costume. Ah, scusa, sono un maleducato. Però sono stranissime. Scusa di nuovo. Piccole orecchie, ha bisogno di noi. Infatti, sono capitata qui a Elvendale dal mio mondo. Attraverso un albero portale, dobbiamo aiutarla. Ti faremo tornare a casa, Emily. Forse dovremmo chiamare anche Aira. Arrivi tardi, le ho già cinguettato mentre blateravi. Volevo farlo io. Un momento, voi cinguettate? Naturalmente. Che succede, ragazzi? Ho ricevuto un cinguettio. Ah... Così tu sei Emily! Molto felice di conoscerti. Dunque, vuoi tornare a casa? Ma dov'è casa? Credo che la mia casa sia la Terra, anche se non sono un elfo della Terra. Con quelle orecchie no, di sicuro. Ma come fai a sentirci? Forse vivete sott'acqua o in cielo? Ehi, ehi, avete dei draghi? A casa mia niente draghi, garantisco. Davvero? Vuoi dire neanche uno? Zero? Ascoltate, se Emily è arrivata attraverso un albero, quello è un portale. Cosa? Un portale? C'è una leggenda su un castello con un portale. Ma non è facile raggiungerlo e poi ci vogliono le chiavi. Chiavi? Quali chiavi? È il mistero delle cinque sorelle. Ognuna apparteneva a un elemento e aveva un potere magico. Ma una di loro non aveva poteri e viveva in un altro mondo. Che noia! Oh, non la tua storia, l'idea di un mondo senza magia. Gli elfi costruirono due portali, un ingresso e un'uscita che è in quel castello. Poi chiuserò il portale, che può essere aperto solo dalle quattro sorelle con le quattro chiavi. E dove sarebbero queste chiavi? La quinta sorella veniva a trovare le altre, ma poi invecchiò e smise di venire. Senza di lei, le altre quattro si allontanarono sempre più. E le chiavi andarono perdute. Ma non è una storia triste, anzi è bellissima! Sì, ma un po' fantasiosa. È una grande avventura. Troveremo quelle chiavi. Ma sarà pericoloso. Hai ragione. E non è una storia fantasiosa. Ci saranno rischi e pericoli, ma dobbiamo provarci. Oh, non potrò tornare a casa. Beh, diamoci da fare. Da dove si comincia? Sentite, andiamo da Naida. Lei ha tante mappe, forse potrà aiutarci. Certo, conosco la leggenda. Mi spiace, Delphia, non è la tua giornata. Sì, ho parecchie mappe qui. E credo che una ci farà trovare le chiavi. Delphia? Emily, perché non la apri tu stessa? Beh, un castello in effetti c'è. Un castello? Io piuttosto vedo una chiave.
Solo una, però. Aspettate, mi sembra che... Sì, ora c'è un'altra chiave. Guardate! Salute a voi, quattro elementi. Siamo noi e ragazza dell'altro mondo. Questa devi essere tu. Se sarete unite, a voi spetterà l'eredità delle sorelle. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per aiutare Emily a ritrovare la via di casa. Anche se questo significherà affrontare viaggi e pericoli e... Ma dove sono finite? Ci stiamo imbarcando sul battello di Naida. Ma il tuo discorso era bellissimo. Però adesso sbrighiamoci. Scusate, ma ci stiamo muovendo. Certo, Amy. Così veloci che non te ne accorgi neanche. Beh, ecco, veramente siamo fermi. Naida, scusa, puoi spostarti? Mi fai ombra. Oh, non so se ve ne siete accorte, ma siamo fermi. Ah, grazie, Farrah. Ci serve vento. E io creerò una turbina. No, no, farò una vela gigante o magari delle ali. Sì, sì, delle ali. Aira, ma tu non controlli il vento? È che lei va anche matta per costruire le cose. Ma hai ragione. Deve essere qui. Qui dove? Scusa, ma io vedo soltanto acqua, senza offesa. La mappa non mente, ne sono sicura. Oh. Ciò che cercate riposa vicino alle lacrime della sirena. Emily, tu che cosa ne pensi? Ti pare possibile? Per me è già incredibile essere su una barca con degli elfi in un posto con le sirene, ma vediamo. Ricordo che mia nonna mi raccontava che le perle sono le lacrime delle sirene. Ma certo, è vero! Emily, hai ragione! Lo sapevo! Guardate! Ostriche! La chiave è in un'ostrica! Che forza! Però, scusate, come la recuperiamo? Posso provarci io. Andrò laggiù e... Ma è sul fondo dell'oceano! Lo so, ma tornerò con quella chiave, ve lo prometto! È meraviglioso, Naida! Grazie a te, ora abbiamo la prima chiave! Vorrei addormentarmi con una canzone che mi cantava sempre mia nonna. Dice che non si deve mai essere soli e mi fa sentire al sicuro. Earth moves the air and the wind feeds the fire. Magic is here, if you dare to believe. Sail out to sea, on an ocean of mystery, and bring your heart to the ones that you meet. La seconda chiave non può essere lontana. La terra non ha mai le tasche vuote, anche se frugarle non è facile. Credi che io sappia cosa voglia dire? E quello cos'è? Oh, ciao scoiattolo, io... Oh, scusa, certo, salute, Miss Spry. Io sono Farrah, elfo della terra, puoi aiutarci a...
balletta di pelo vorrebbe spaventarci, su via, per favore. Miss Pry, vorremmo soltanto... Un momento, non c'è nessun bisogno di usare certe parole. Forse vuole difendere qualcosa. E se fosse la chiave? Oh, forse protegge una tasca della terra che non è mai vuota, giusto? Giusto, Amy. Faran, chiedi al peloso dove tiene le provviste. Ti sembra che abbia voglia di chiacchierare? Corriamo tutti in direzioni diverse. Miss Pry inseguirà chi va nella direzione giusta. Grande idea. Uno, due, tre, via! Ma guarda! Tagli tutta la mia faccia! Sei ancora vivo? La chiave è in una grotta sotterranea, che però è piena di pietre. Come la tua testa! Ricordate l'indizio, frugarle non è facile. Se ci può arrivare uno scoiattolo, posso anch'io. Gli elfi hanno dei poteri, sai? Ora, chiudete gli occhi. Può essere pericoloso. Volerà di tutto. E ci sarà anche... Datti una mossa! Va bene, che modi! Pry, noi non siamo tuoi nemici. Ti daremo del cibo e ricostruiremo la tua casa. Lascia solo che prendiamo la chiave, per favore. Carina, quella volpe davanti alla pasticceria. Un momento, che ci fa una pasticceria nella foresta? Ehi, Flemmy, come va? La terza chiave deve essere qui vicino. Avete provato le briochine alla cannella? Le ho appena fatte e la glassa è... glassata. Non possiamo mangiare Johnny Baker, prima dobbiamo trovare una chiave. Veramente, tu stai mangiando? E niente discussioni. Guarda, sta apparendo l'indizio. Una tenda d'oro vi separa da ciò che cercate. Qui non c'è proprio nessuna tenda. Certo che non ci sono tende, è ovvio. Le tende prendono fuoco, in un forno sarebbe un rischio. Ma una specie di grande tenda d'oro io l'ho vista. Cosa? Dove? La lava. Beh, più che una tenda direi che somiglia a Tori. È qui, Amy. È qui, avevi ragione. Aira, crea una magia a prova di fuoco e acchiappa chiavi. Insomma, fa qualcosa. Calma, amici. Forse la volpe potrebbe aiutarci. Grande idea, Emily. E credo che Azari gliel'abbia già chiesto. Prendi la chiave, da brava! Certo, che sciocca. Beh, grazie, Flemmy. Sei la migliore. Evviva! Adesso abbiamo 3 delle 4 chiavi. Ci siamo quasi. Ancora una e poi andremo al castello. Nessuno ha assaggiato le mie brioscine. Non sapete cosa vi perdete? Eppure vi ho detto della glassa, no? E c'è anche la crema! La chiave continua a muoversi. E come corre, guarda! Fa uscire dei brillantini dalla mappa. Ah!
paura che non ce la faremo. Che meraviglia. Non so se hai mai visto un Pegaso nel tuo mondo, ma sono molto rari qui a Elvendale. Sono bellissimi. Com'è il plurale di Pegaso? Forse Pegasini o... no, Pegasonti. Pegasi, testa di muffa. Aira, tu ci puoi parlare. Come Naida ha parlato a Delphia e Azaria Flame. E come io ho parlato a Miss Pry? Vi ricordate? Mica male. Di solito cinguetto con gli uccelli. Giusto qualche pettegolezzo, niente di più. Non avete la minima idea di quante ne dicono i gufi. Sono sicurissima che lo puoi fare. Ma certo che puoi. Non ci verranno addosso, vero? Vi presento Starshine e Rufus. Dicono che vogliono aiutarci. Purtroppo non possono portarci tutti e cinque. Starà già pensando a qualcosa da costruire. Potremmo usare il legno di quel mulino. Che cosa ne pensi? Funzionerà? Potrebbe, ma non sarà sicuro. Scusate, posso dire una cosa? Lo so, sono troppo prudente. No, invece hai ragione. Vedi, sempre a criticare quando... Cosa? Ho ragione. Sicuri che sia una buona idea? Io non ne sono molto convinto. È fantastico, Aira. Forse facciamo ancora in tempo a scendere! No, non più! Starshine e Rufus, spiegate le ali! Fantasmagorico! Senti, non gridare, non sappiamo come reagiscono quei cosi alati! Sì, infatti... Smettila di gridare anche tu, Farran! Che forza! Guarda la mappa, la chiave si sta muovendo di nuovo! La chiave è in un sol boccone. Lo farò io un bel boccone, ma di questo biscotto... Oh, no! Un drago! Ho l'impressione che la quarta chiave sia nella bocca del drago. Forse l'indizio significava questo. Aira, tu puoi far volare i biscotti. Sto guidando in volo dei cavalli alati. Coi biscotti non ci saranno problemi. Ah, non tutti. Per favore, lasciatemene almeno due o tre. Ci penserò io. Dorata. Dice di seguirla senza paura. Guardate! Ecco il portale! C'è qualcuno? Io sono Skyra, custode del portale. Sono sorpresa che siate giunti fino qui, ma il portale non si aprirà senza il mio aiuto, che non avrete mai. Ma mi devi credere,
Per favore, noi... Silenzio! Il portale fu costruito per un essere speciale. Poiché ella non è più, non sarà mai più aperto. Ora dovete andarvene. La ragazza può restare a Elvendale se vuole, per sempre. Che donna odiosa e orribile! Ma no, Azari, non capisci? Hai il cuore spezzato. Skyra, so come ci si sente quando perdi qualcuno che ami. È un dolore che non immaginavi potesse esistere. Ma forse se ci aiuterai, il tuo cuore farà meno male. Almeno un po'. Ti sembra di vivere qui sola da sempre, non è così? E che la tristezza debba regnare in eterno. Io ti capisco. Mia nonna mi diede questo medaglione perché io non mi sentissi mai sola. Earth moves the air and the wind feeds the fire. Magic is here if you dare to believe. Sail out to sea on an ocean of mystery and bring your heart to the ones that you meet. Tua nonna era la quinta sorella della leggenda. Sì! Scelse di vivere in un altro mondo, dove gli elfi diventano mortali, ma la sua magia era la più potente di tutte, la magia dell'amore. Ho visto quello stesso amore nel tuo coraggio, nella tua capacità di riunire gli elfi dei quattro elementi in questo viaggio. Ora sei libera di passare da un mondo all'altro, ora sei tu la custode del portale. Beh, siete stati così buoni con me, grazie! Non vi dimenticherò mai. Per forza, come potresti? Tornerai qui prima di quanto pensi. Certo che tornerai da noi, vero? Ho capito che eri speciale appena ho visto le orecchie. Pensa con tutto il tuo cuore al luogo nel quale vuoi andare.